Il Pescara inizia il girone di ritorno con la trasferta di Verona. A turbare la vigilia del Delfino, le positività riscontrate nel gruppo squadra. Dopo quella comunicata ieri dalla società, nel primo pomeriggio di oggi è arrivata l'ufficialità di un altro caso di coronavirus relativo al giro di tamponi eseguito ieri sera. Questa sera la squadra, che nel frattempo è entrata nella cosiddetta bolla, farà un'altra tornata di test molecolari. I risultati si sapranno domani mattina e allora l'allenatore Breda saprà su chi potrà contare. Al momento i casi totali sono due, un calciatore e un componente dello staff. Nel frattempo però il tecnico biancazzurro invita i suoi giocatori a stare concentrati verso il match con il Chievo perché la classifica richiede una svolta nelle prestazioni e nei risultati. Le ultime due partite, anche se sono partite completamente diverse, non ci hanno dato niente e quindi bisogna trovare soluzioni e anche farle in fretta. I ragazzi che sono arrivati nuovi ti danno delle alternative sia dal punto di vista delle caratteristiche sia dal punto di vista tattiche e quindi dobbiamo essere bravi a dare una svolta a queste due ultime partite, perché fino a 2 settimane fa sembrava tutto perfetto, invece adesso, come sempre in B, di scontato non c'è niente e ogni partita devi mettere dentro quel tipo di intensità mentale e fisica che ti permette appunto di riproporre magari quel tipo di prestazione che hai fatto in altre occasioni. Noi, soprattutto con la Salernitana, invece abbiamo giocato quasi senza pensare, cioè siamo andati così, e invece bisogna sempre essere con una grandissima intensità mentale in tutto quello che si fa. Il tecnico biancazzurro fa il punto sulle condizioni dell'ex Seter, di Asensio e del neo arrivato Rigoni, anche lui ex della partita. Asensio si è allenato tutta la settimana con la squadra, quindi sta crescendo nella condizione. Seter l'abbiamo recuperato a fine settimana, però le partite migliori le ha fatte quando non si è mai allenato, quindi forse questa è una cosa positiva da certi punti di vista. E Rigoni è arrivato con tanto entusiasmo. È un giocatore che conosce bene il ruolo e secondo me può darci a mano. Dire per quanto tempo non è facile, perché è logico che poi il campo è diverso, nel senso che non è diverso, ti dà le risposte vere. Adesso certamente c'è tanto entusiasmo da parte del ragazzo, c'è già anche tanto entusiasmo da parte di Seter, che è un ex, però insomma bisogna sempre poi valutare cosa dice il campo. Probabile che il Pescara parta con il nuovo modulo su cui Breda ha continuato a lavorare in settimana, il 4-3-1-2, e varato in corsa nella gara della Rechi, quando la squadra era già sotto di 2 gol. Sulle scelte di formazione, difficile al momento abbozzare un 11 con la variante Covid. Tuttavia, l'uso del nuovo modulo dovrebbe consentire al Pescara di migliorare la produzione offensiva. Il discorso del gol, è vero che nell'ultimo periodo stiamo creando poco. Secondo me non è che concediamo neanche tantissimo, perché se tu guardi sia la partita che ha perso a Cremona, ma sia la stessa Salernitana, dopo il secondo ha fatto 2 tiri, 2 gol, perché poi non è che gli è concesso tanto. Però al di là di questo dobbiamo migliorare la nostra capacità di creare occasioni e di concretizzarle, e su questo credo che l'innesto anche dei nuovi ti possa dare anche delle alternative tattiche che improntate appunto anche a creare più pericolosità durante la partita. Una squadra deve avere tante alternative e tra le varie alternative certamente ci sono anche i gol dei centrocampisti. Noi dobbiamo su questo essere bravi a innescare meglio gli attaccanti, però anche appunto a creare qualche tiro in più. Stiamo tirando, però secondo me stiamo tirando un po' troppo a volte anche da lontano, invece dobbiamo arrivare a tirare con più in zona che si può piacere la pista. Nel Chievo mancheranno Gigliotti e probabilmente Obi e Giorgevic. In difesa toccherà Rigione, l'ex Palmiero dirigerà il centrocampo. Davanti la coppia Margiotta-De Luca, sulle corsie esterne Ciciretti contende una maglia a uno tra Canotto e Garitano. Andiamo a fare la nostra partita sapendo che abbiamo una squadra, troviamo davanti a una squadra che ha delle sicurezze, che ha una certa anche identità. Però abbiamo fatto il risultato tante volte anche con squadre che avevano appunto queste sicurezze, queste identità, quindi non vuol dire niente. Dipende sempre, si parte sempre da 0-0, poi da là si deve fare la partita giusta. Direzione di gara ad Alberto Santoro di Messina, debuttante Can ha una direzione con entrambe le squadre, Pescara Cittadella 3-1 e Pisa Chievo 2-2, partite di questa stagione.